Ciao a tutti! Oggi si inizia, come si diceva una volta, a spillare il tè. Ebbene sì, a togliersi i sassoli dalle scarpe e a fare unpopular opinion. Perché vi ho lanciato ormai da qualche tempo la rubrica 5 libri sottovalutati, in cui cerco di accendere l'attenzione su libri che, a mio parere, un po' a livello di ricezione di pubblico e di critica, non sono stati così capiti, che io ho amato molto e che sono certo tanti di voi potrebbero amare. Oggi però volevo fare l'inverso. Su vostro suggerimento, e siete stati veramente tanti, mi avete chiesto: ma perché non fai 5 libri sopravvalutati? Eccoci qua. Allora, con la considerazione che naturalmente, un po' come faccio nelle recensioni trash, tutto ciò che dico è mia opinione, esattamente come quando vi parlo di un libro che vi dico essere bellissimo, nel senso non ho la verità in tasca, semplicemente vi esprimo quello che io ho provato durante la lettura, le mie impressioni in riferimento a una tale opera. Evidentemente può anche essere che non sono nel target di quei libri specifici che non mi hanno comunicato qualcosa, insomma. In questo caso parliamo infatti di 5 libri che hanno avuto un grande successo di pubblico e in alcuni casi anche effettivamente di critica. Per farlo è molto semplice, sono andato nel mio Goodreads e ho guardato quei libri che hanno valutazioni generiche molto alte, che hanno anche un grande numero di voti, quindi comunque non è che parliamo di libri che hanno avuto 3 voti da 5 stelle, perché non è affidabile, diciamo, ma migliaia di voti e valutazioni molto alte. Ho eliminato però i libri trash, perché un mistero di Goodreads sta nel fatto che cose come After hanno delle medie di voti più alte rispetto a Delitto e Castigo, ad esempio, ma ho cercato di scegliere comunque dei titoli che in linea generale vengono definiti come dei buoni titoli, dei buoni libri, e che hanno avuto anche il consenso da parte della maggior parte delle persone e della critica, banalmente. Quindi io partirei da questi 5, ne avrei molti altri da dire, ma iniziamo così vediamo un po' il da farsi. 5 romanzi che io ritengo, per i miei gusti, sopravvalutati, che banalmente non mi sono piaciuti tanto quanto sono piaciuti alla maggior parte delle persone, sostanzialmente. E sono curioso di conoscere anche i vostri. Partirei subito con un libro su cui non ho mai fatto mistero riguardo alla mia non comprensione sul perché sia stato così amato. Uso il passato perché secondo me, almeno da quello che vedo, è un libro che non è più particolarmente così in auge, ma mi ricordo che all'epoca dell'uscita era strombazzato ovunque come un romanzo particolarmente significativo e intenso, e mi ricordo di averlo letto un po' trascinato anche da determinate recensioni, anche da persone di cui mi fido, insomma. Mi ci sono buttato e l'esperienza non è stata per niente piacevole, nel senso che è un libro che a me non è piaciuto per niente e lo ritengo effettivamente più che mediocre. E sto parlando di Cercando Alaska di John Green. In linea generale non mi piace John Green come autore. Cioè, ho letto 3 suoi libri, ho letto Cercando Alaska, Tartarughe all'infinito, anche quello bruttissimo a mio parere, ma ho letto anche, perché ero curioso della sua visione più saggistica, Benvenuti nell'Antropocene, che aveva anche un'idea molto interessante di partenza, ovvero recensire, come si farebbe su TripAdvisor, determinate invenzioni, determinati avvenimenti storici. Il problema è che per me John Green rimane sempre su un livello di superficialità che non riesce mai ad arrivarmi nel profondo. Quindi lui mi dà l'idea di essere molto una persona piacevole, simpatica, posso anche capire perché piaccia al pubblico, però evidentemente non mi parla. Cercando Alaska in questo senso è clamoroso, perché mi ricordo che essere stato un libro veramente adorato, e per me rimane un mistero. È un romanzo che dovrebbe essere un mistero effettivamente sulla scomparsa di questa ragazza un po' dark, un po' trasgri, e essere appunto questa sorta di
di young adult esistenzialista, dove però in realtà anche quando prova ad essere profondo rimane estremamente superficiale a mio parere. Dialoghi veramente molto spesso imbarazzanti. Io mi ricordo per sempre la frase detta dalla Darchettona che mi è rimasta proprio impressa dopo anni e anni che l'ho letto, che mi ho detto ma veramente, cioè è talmente cringe da non essere degna neanche su Tumblr, che è una frase come ah ma io fumo perché voglio morire lentamente. Cioè veramente banale, non particolarmente incisivo, non mi ha smosso nulla, e l'ho trovato in alcuni punti, come si definirebbe, per quanto io non ami molto questa parola, cringe. Mi spiace se alcuni di voi l'hanno apprezzato, per me è un gigantesco no, ma in generale ho capito che l'autore non fa proprio per me. Il secondo libro, anche questo lo è da inserire nel territorio Young Adult, è un romanzo di formazione che all'epoca dell'uscita era stato anche questo un grande successo commerciale, ma anche di critica, se ne è parlato molto bene e ha dato vita anche a un film che all'epoca dell'uscita ha avuto parecchio successo, e sto parlando di Ragazzo da parete di Stephen Chbosky, che poi è stato rinominato Noi siamo infinito, un po' per cavalcare il titolo del film italiano. Un romanzo che anche in questo caso attraverso amicizia e l'amicizia tra tre ragazzi vuole parlare di determinate insicurezze, dell'essere introversi, del non sentirsi parte attiva del gruppo, ma di preferire rimanere distaccati, a volte vivendo con disagio questa condizione. Insomma, ci sono delle tematiche interessanti, soprattutto per quanto riguarda un romanzo dedicato a una certa fascia d'età, però obiettivamente anche in questo caso mi è sembrato, nonostante le buone premesse, un po' superficiale. E in questo caso, secondo me, un grande limite, io non l'ho letto tanto tempo fa, quindi non me lo ricordo benissimo, però mi ricordo assolutamente che la scrittura, in particolar modo, non era particolarmente brillante, era un po' grezza, e anche in questo caso non mi arrivava veramente nel profondo. Comunque ci avevo fatto una recensione apposita quando l'avevo appena letto, la trovate sul canale in tempi non sospetti, quindi diciamo che potete andare ad approfondire lì che cosa ne pensavo, ma comunque vi confermo che secondo me questo libro, per quanto abbia anche dei buoni ingredienti alla base, non è riuscito assolutamente a parlarmi. Il terzo libro invece, questo più che di pubblico, che credo che abbia avuto un successo commerciale più negli Stati Uniti che da noi, però sicuramente a livello di critica è stato particolarmente pompato, e mi ricordo di averlo voluto leggere questo libro a partire da un articolo che avevo trovato, non mi ricordo dove lo consigliavano particolarmente come un romanzo imperdibile, ed effettivamente anche in questo caso il tema di partenza era molto interessante, perché si chiama, allora, il libro in questione è Storia del mio breve corpo di Billy Ray Belcour, e è un romanzo, diciamo, di autofiction, messo in una posizione effettivamente introspettiva, un romanzo queer dove si parla di identità di genere e omosessualità, il legame però anche al tema dei nativi americani. E quindi facendo una correlazione tra, diciamo, le radici etniche del protagonista, tutto il suo background di carattere storico e anche le difficoltà di inserimento negli Stati Uniti di oggi, e dall'altra parte, oltre alla percezione che si ha del sé, dell'essere nativi americani, banalmente nella comunità gay, e nelle difficoltà relazionali legate al corpo del protagonista e al suo heritage, diciamo. È un'idea molto interessante ed effettivamente anche un romanzo che ha una responsabilità molto grande, perché comunque è un romanzo che è anche importante proprio per la sua rappresentazione,
che inevitabilmente io ho associato negli intenti, nel momento in cui l'ho letto, a un po' il lavoro che fa Ocean Vuong, che è un autore, un poeta molto particolare, di origini vietnamite, ma naturalizzato statunitense, che ha basato l'intera sua produzione sul sentirsi straniero, in un contesto, pur essendo americano, nato negli Stati Uniti, sentirsi straniero per le proprie radici e essere percepito come straniero, e in più anche far combaciare, diciamo, l'essere percepito come straniero e l'essere omosessuale, con la differenza che per me Ocean Vuong ha una forza lirica molto profonda e riesce veramente ad emozionare e a essere tagliente quando serve. Invece, Storia del mio breve corpo, nonostante le importanti premesse, ricordo di averlo trovato particolarmente retorico, poco interessante e molto ego-riferito. Anche Ocean Vuong è ovviamente molto basato sul sé, però sarà che riesce a parlare di se stesso facendo un discorso più generale e anche usando se stesso come chiave per interpretare il mondo. Nel caso di Storia del mio breve corpo l'ho visto molto ombelicale e poco incisivo, poco interessante, parecchio noioso, quindi non mi è piaciuto per niente. Un altro romanzo che per me è sopravvalutato a livelli incredibili, anche qua non faccio mistero perché ve ne ho parlato spesso, è assolutamente Finché il caffè caldo di Kawaguchi, un romanzo che ha portato questa wave di titoli giapponesi anche in Italia, dominati dai caffè, dalle librerie magiche e dai gatti ovunque. Tanto che molto spesso come tecnica commerciale, si fa entrare in questa categoria anche romanzi giapponesi che non ci azzeccano niente con l'atmosfera che vogliono avere. Vabbè, quindi quelle sono manovre di marketing, lo sappiamo. Finché il caffè caldo è un banale romanzo comfort da copertina, di buoni sentimenti, non particolarmente incisivo, scritto molto male. Secondo me il fatto che l'autore sia uno sceneggiatore si vede, perché sembra una sceneggiatura molto risicata, molto scarna. Ha un'idea molto bella, secondo me, perché questa idea del viaggio nel tempo, e nell'attesa che il caffè si raffreddi, fai questo viaggio per rivivere dei ricordi. Per carità, l'idea è molto bella, però è banale nel contesto in cui già si conosce la letteratura e soprattutto il cinema giapponese. Questo realismo magico, kawaii, confortevole, già è stato battuto e ribattuto. Probabilmente da noi viene percepito come una novità, ma in realtà, se si ha già un certo background di storie, di film commerciali giapponesi che hanno avuto quell'approccio lì, finché il caffè caldo non è particolarmente sconvolgente, ecco, dal punto di vista di novità. E in più, secondo me, è zuccheroso, è banale, è scritto non particolarmente bene. Insomma, l'ho letto, sì, l'ho letto in un pomeriggio, si fa leggere velocemente, ma credo che faccio fatica a comprenderne il clamore. Sicuramente gli si deve, non posso che ringraziare il successo di Kawaguchi, che ha riportato in auge per la distribuzione in Italia anche molta letteratura giapponese, che voi sapete essere la mia preferita, però finché il caffè è caldo per me rimane un grande buco nell'acqua. Insomma, ve l'ho recensito comunque nel video apposito. Evidentemente, se piace a così tanti, mi perdo, probabilmente mi sto prendendo qualcosa, ma io ricordo di averlo vissuto con romanzo, comfort, copertina non particolarmente sconvolgente, e sì, va bene, cioè, ecco. L'ultimo libro invece che vi cito è un libro che in realtà mi è piaciuto, l'ho trovato un gradevole libro di intrattenimento, ma ho visto definirlo in giro come incredibile,
Stupendo, straordinario. Io abbasserei un po' i toni, sinceramente, nel senso che il libro che vi sto per citare, sì, è un piacevolissimo thriller, ma è uno di quei thrilleroni mainstream, architettati anche bene. Io mi ricordo che mi aveva particolarmente sorpreso il finale, il colpone di scena finale. Mi ricordo che è costruito in modo da tenerti lì sulle pagine, quindi il suo dovere di thriller da ombrellone lo fa divinamente. Per il genere, secondo me, ci sta, ma è un libro che obiettivamente ti leggi per staccare il cervello, punto. Sinceramente, termini come capolavoro, straordinario, incredibile, li lascerei da parte. È un buon prodotto fast food, secondo me. E sto parlando di Teddy di Jason Rekulak. Romanzo sì, piacevole, per me è un buon prodotto da consumo però, rimane così. È la storia di questa ragazza che si trova a fare da babysitter a questo bambino, figlio di questi ricconi, che improvvisamente inizia a disegnare, a fare dei disegni particolarmente inquietanti e sotto ci dovrebbe essere qualcosa di effettivamente macabrino. Ho fatto la recensione apposita, quindi potete recuperare che cosa ne pensassi in quel video lì, però vi dico capolavoro anche meno, anche meno. Questo è il mio pensiero friccicariello su 5 libri per me sopravvalutati. Non necessariamente libri che non mi sono piaciuti, perché il libro sopravvalutato può essere anche banalmente un libro che ci piace, ma di cui vorremmo frenare un attimo l'entusiasmo. Cioè va bene tutto, però non è il sacro Graal. Ecco, però questa è la mia opinione. Fatemi sapere che ne pensate. Siete d'accordo o in disaccordo con me? Scrivetelo nei commenti. E quali sono secondo voi dei libri estremamente sopravvalutati? Fatemi sapere, io vi aspetto intanto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!